Sono Stefano Masili, di Carbonia. Accolgo volentieri l'invito di Mimmo per parlare dell'arte ai tempi del coronavirus. La situazione in cui ci siamo venuti a trovare a causa di questo coronavirus ha determinato cambiamenti sicuramente in tutti gli ambiti, e l'arte compresa. Da un punto di vista personale, devo dire che non ha modificato di molto le mie abitudini, perché io sono sempre stato uno che la quarantena l'ha fatta nel campo dell'arte. Sono sempre stato un solitario, ho sempre rifuggito le collettive, i premi, le manifestazioni, le mostre a pagamento. E questo coronavirus penso che modificherà proprio questo aspetto commerciale dell'arte, perché costringendo le persone che si occupano di arte in prima persona a stare da soli, può essere un veicolo di creatività maggiore di quanto non lo sia stato in precedenza, dove la gran parte degli esecutori d'arte si affida al mercato composto soltanto per fare business, ma non per veicolare l'arte. Quindi mi auguro che sia una possibilità questo coronavirus di far sparire dal mercato nani, pagliacci, ballerine che gravitano tutte in questo mercato fasullo, e che di arte non ha proprio niente a che fare e non propone proprio niente. Quindi rinchiudiamoci come abbiamo sempre fatto nello studio, e cerchiamo di concretizzare questa calamità naturale che si è venuta a creare, e che può essere veicolo di nuove possibilità espressive e comunicative. Grazie.